Oggi voglio essere chiaro per chi segue questo canale. Ma prima vi racconto un po' che cosa è accaduto nel periodo natalizio, periodo che va mi pare dal 23 al 26-27 di dicembre. In quei giorni ho cambiato il profilo, se così si chiama, del mio canale. Ho messo un'immagine di Gesù con un bastone, delle pecorelle, e c'era su questa immagine ho scritto chi segue me non cammina nelle tenebre, che è un passo abbastanza importante. Risultato: 25 persone si sono cancellate quasi immediatamente dal canale. Allora io, per togliere ogni dubbio, lo dico chiaramente: io sono un cattolico, anzi un cattolico integralista, vuol dire che non sono d'accordo con l'attuale strada che ha imboccato la gerarchia ecclesiastica a partire dal Concilio Vaticano II. Quindi questo ci tengo a dirlo. Quindi, se qualcuno aveva dei dubbi, ecco, io mi dichiaro apertamente: sono un cattolico integralista. Ma c'è di più: come cattolico integralista, io sono d'accordo sulle crociate, almeno le prime, sicuramente. Sono d'accordo con la Santa Inquisizione, che l'unico difetto che ebbe è che purtroppo non proseguì in quell'opera salutare, e che magari si avrebbe così proseguito e continuato, non ci troveremmo oggi nella situazione in cui ci troviamo. Ovviamente queste cose appaiono scandalose, ma appaiono scandalose per una questione molto semplice: perché non si conosce la storia. La storia ci è stata cambiata, completamente, completamente alterata, e questo pochi lo capiscono. Ma la cosa strana è che non si capisce come mai sia stata manipolata la storia più recente, cioè quella dietro l'angolo, e non invece una storia anche millenaria. Inoltre, mi piacerebbe che i non credenti facessero una distinzione. No, allora, chi non è credente, lasci stare il cristianesimo, ma si studi la cristianità, cioè il tipo di società che fu messo in piedi sui principi, sul messaggio, in particolare sul messaggio di Gesù. Ce ne sarebbe tantissimo da scoprire. Magari su tantissime cose cambieremo le nostre idee. Oggi viviamo in una società interamente massonica. Anche le cose che noi non immaginiamo nemmeno sono di ispirazione, di creazione massonica. Ci siamo totalmente immersi. E tutto questo ci sembra normale. È come il pesce che è nell'acqua, no? Mica si rende conto che è nell'acqua. Ecco, noi viviamo in una società totalmente massonica, ma non ci rendiamo conto. Non ci rendiamo conto che sono società del tutto inumane, sono società inumane, ma questo lo vedremo sempre di più man mano che andiamo avanti. Quindi io questa cosa ci tenevo a dirla, quindi se qualcuno vuole cancellarsi lo faccia tranquillamente. Io non aspiro ad avere consensi, non aspiro ad avere iscritti, non aspiro ad avere visualizzazioni, e mi sono permesso di raccontare questa cosa semplicemente per dire quanti pregiudizi ci sono. Non voglio parlare di altri pregiudizi che comunque in questo periodo ho verificato, ma questo è veramente forte. Ho notato un'altra cosa: chi vuole ottenere consenso, visualizzazioni, e vuole portare dalla sua parte un sacco di gente, basta che parla male del cattolicesimo, del cristianesimo, e ha un seguito incredibile. In questo periodo c'è tutto un fiorire di persone che teoricamente, tra virgolette, informate, che sparano a zero senza, e ripeto, senza conoscere la storia. Che peccato che non ci sia la disponibilità finanziaria, economica, per pubblicare delle opere importantissime sulla storia sociale della Chiesa, volumi scritti da Monsignor Benigni, ormai sono quasi praticamente introvabili. Sono 7 volumi. E varrebbe la pena realmente di leggerli per capire che cosa è stata realmente la storia di questa nostra Europa, che tipo di società c'erano al tempo del cosiddetto Medioevo, epoca oscurantista, eccetera, eccetera, e confrontarle con le società inumane, stupide e folli che noi abbiamo oggi. Quindi ripeto, questa cosa ci tenevo a dirlo. Grazie a tutti. Chi vuole cancellarsi lo faccia pure, tanto io non rinnego ciò che sono. Grazie ancora.